Ah no, ma questo è Ciao Darwin. Ah, vabbè. Salve a tutti ragazzi e bentornati a Make Show Show. Finalmente siamo tornati con mia moglie Ambra. Ciao. Che? Ho detto la mia ragazza. So, 2 anni che sei sposato, tra un po'. Quando ti guardi la mano non te lo ricordi? C'è una catena. Ragazzi, oggi siamo tornati con un video che i più vecchietti stavano aspettando da una vita. Non hanno più dormito da quel dì. Ma oggi potrete, ragazzi. Forse non vi ricorderete che Ambra ha vinto ad Avanti un altro. Yeah! Solo partecipato, ma ho vinto, ragazzi. Questa è una cosa importante. Ma voi l'avete visto i soldi, raga? E qui, porco, come avete letto dal titolo, oggi Ambra tornerà a giocare ad Avanti un altro dopo quanti anni? Dopo 4 anni. A novembre sono stati 4 anni. Un po' me sembra che veramente sia successo tipo l'altro ieri. E in questi 4 anni, ragazzi, ripeto, l'avete vista voi Miami? Allora, per chi non capisse a cosa ci riferiamo, Ambra ha vinto ben 14.000 euro Avanti un altro e c'era la promessa: lei mi avrebbe portato a Miami. E invece ci ho pagato la scuola di psicoterapia. Quindi ragazzi, l'idea è questa: visto che vogliamo vedere se dopo 5 anni, 4 anni, quante sono, Ambra è ancora in grado di vincere. C'è un po' d'ansia la prestazione, eh. Stavo studiando per l'esame di stato, quindi ero bella attiva, bella fresca. Mi potevo vestire ancora del bianco. Invece mo sei nera, sei diventata Darth Ambra. No, sono nera per coprire la panza, che mi è venuta. Quindi ragazzi, che faremo? Ambra giocherà Avanti un altro, io sarò il bonolis della situazione. Ragazzi, però dovete lasciare tanti mi piace, e se questo video supererà i 50.000 mi piace, Ambra si impegna a giocare all'eredità. No, a portarmi a Miami. No, sì, oh, fai una promessa. Ma io prometto niente. Dai, non mi supplicare. A 60.000 mi piace, mi impegnerò con i miei pochi risparmi a far sì che Mike ci paghi il viaggio per Miami. Certo, tu posso contribuire, certo, con la carta mia, con la carta mia. Quindi ragazzi, scopriremo se ce la farà. Votate in alto, ce la farà o non ce la farà. Poi magari ci proverò anch'io. Infatti ve lo dico, ma tu ce la faresti? Io sì. Comunque, visto da casa, la cosa sembra molto più semplice. Sono abbastanza mnemonica io, che abbastanza... che sei? Ho delle buone capacità mnemoniche. Ah beh, chiaro. Giusto? No, ma si vede. Ok, soprattutto per i dettagli rilevanti. Quando state lì, vi giuro che c'è veramente tanta tensione. A parte che sentite tutto il pubblico, perché lo studio è piccolo e quindi sentite tutti. Quindi tu suggerivano? No, non suggeriscono. Però se sbagli c'è proprio... No, cioè, c'è proprio la delusione. E ricordiamoci che Ambra, ragazzi, si incagliò scopa un ramino. Tu giocavi per quanti? Io giocavo per 250.000 euro. Scusa, scusa, tu giocavi per 250.000 euro e ne hai vinti solo 14.000. Vabbè, ma già che tanto convinto. Se ci stavo pure io, là ti facevo boom, Comunque il pubblico, tu ce l'hai talmente ravvicinato che quando io pensavo alle risposte, io la vedevo la signora seduta davanti a me che mi guardava. Te lo devi far suggerire. C'è anche questa gag divertente, perché ai tempi io dissi, appunto, ero laureata in psicologia. E ovviamente quando ho fatto il provino, poi una cosa mi è stata un po' spinta a dire, insomma, che facessi anche l'influenza. Ma ai tempi, 5 anni fa, lui ti domandava che cosa significasse. E lì, dai, non fa così. E là gli ho dato del vecchio, perché sostanzialmente non riuscivo a spiegargli. Ma Ambra vincerà Avanti un altro dopo 5 anni? Ma raccontiamo un aneddoto. No, ci giochiamo! No, voglio dire sta cosa. Quando io ho vinto, il signorino non è venuto con me. Beh, fatto bene. E quando ho chiamato dicendo che avevo vinto, non ci ha creduto. Ma sottovalutato. Ma Ambra riuscirà a vincere davanti un altro 5 anni dopo? Scopriamolo. Portami a Miami, porca miseria. Oh, se vinci, mannaggia la miseria. Ma sta cosa sta di tu? Io non ci ho mai voluto portare a Miami. VAR della promessa, per favore, VAR. Però è una bella vacanza su un'isola tropicale. No, io sai che farei? No. Miami. Ma paghi te. Welcome to Miami. Va bene, ok, allora offrirò il viaggio a Miami a Mike. 100.000. Sì, 100.000. 150. Sì, vabbè. Raga, 35.000 mi piace. Sono pochi. Meglio. 35.000 mi piace, ragazzi. E Ambra mi offrirà un viaggio. Vediamo se ci arriviamo, poi prenderemo una decisione. Ce lo sapremo ridire al prossimo video. A 60.000 mi piace, mi impegnerò con i miei pochi risparmi a far sì che Mike ci paghi il viaggio per Miami. Certo, tu posso contribuire. Certo. Ragazzi, e adesso come per magia ci trasferiremo negli studi di Avanti un altro. Vedrete solo Ambra nel gioco finale, perché lei gioca per 250.000 euro. Fammi dire, tu se li vinco? Ma che vinco? Tu me li devi dare.
Sì, ma che dove sta scritto? Non c'era da contratto, eh? Giochi per 250.000 euro. Sei pronta? Vai. 90 o 360? Quanti gradi misura un angolo giro? 90. Martina Navratilova o Chris Evert? Chi ha vinto il torneo di Wimbledon nell'84? Chris Evert. Il frutto o la radice? Cosa si mangia dalla carota? La radice. No. 360 o 90? 90. Evert o... Evert. Il frutto o la radice? Il frutto. D o E? Qual è la quinta lettera dell'alfabeto? D. Pescatore o sciatore? Chi usa la lenza? Il pescatore e lo sciatore. Orada o branzino? Qual è l'altro nome della spigola? Orada. Finlandia o Belgio? A quale stato appartengono i fiamminghi? Finlandia. Mangiare o andare? Quale verbo è transitivo? Mangiare. No. 90-360. 90. Evert. Evert. Il frutto o la radice? Il frutto. D o E? D. Sciatore o pescatore? Sciatore. Orada o branzino? Orada. Belgio o Finlandia? Finlandia. Andare o mangiare? Andare. Omero o Catullo? Chi scrisse l'Iliade? Catullo. Marzo-ottobre, quando inizia l'ora solare? Ottobre. No. 360 o 90? 90. Everett? Everett. La radice? Tutto. D. Sciatore o pescatore? Sciatore. Orada o branzino? Finlandia o Belgio? Mangiare o andare? Andare. Catullo o Mero? Catullo. Marzo-ottobre? Ottobre. Marzo. Silvestro o Totti? Chi dei due è un gatto? Totti. La certosa di Parma e i promessi sposi? Di quale romanzo è un personaggio Fra Cristoforo? La certosa di Palma. Canini o Molari? Accanto agli incisivi ci sono i? Molari. Oh, di nuovo Everett o quello lì? Everett. Che vinto? Ma che culo! Pietra o vetro? Di che cosa è fatta la piramide del Louvre? Pietra. Cleopatra o Poppea? Giulio Cesare è stato l'amante di? Poppea. Noè o Mosè? Chi costruì l'arca? Mosè. Patata a tabacco! Che cosa introdusse in Europa avendolo scoperto in America il signor Nicot? Patata. Dura o moscia? I francesi hanno la R? Dura. Oh, serra o campo? Che cosa è un giardino con vetrate? Campo. Milan o Barcellona? Che ha vinto? No, con chi ha giocato Maradona? Barcellona. No! Sbagliate l'ultima, era facilissima. Allora ragazzi, stiamo per rivincere. Avanti un altro. 5 anni dopo. Può ancora sbagliare, non abbiamo congelato. Andiamo piano. Vai. 30 o 360? 90. Evert o? Everett. Il frutto o la radice? Il frutto. E o D? Pescatore o sciatore? Sciatore. Sciatore. Orada o Orada. Finlandia o Finlandia. Mangiare o andare? Andare. Catullo? Catullo. Marzo o ottobre? Marzo. Totti o Totti. La certosa di Parma e la certosa. Canini o Molari? Accanto agli incisivi ci sono? Molari. Pietra o vetro? Che cosa è fatta? Pietra. Cleopatra o Poppea? È stata la mano? Poppea. Noè o Mosè? Mosè. Patata o tabacco? Che cosa introduce? Patata. Dura o moscia? Dura. Campo o serra? Cosa Campo. Campo. Barcellona o Milan? Maradona ha giocato nel? Milan. Sì! Mi dovresti dare un bacetto, Paolo Bonolis me l'ha dato. L'ha dato? Oh, sì, ho fame. Ah, Paolo Bonolis. E ce ne andiamo a Miami. Ah, yo. Veniva da piangere, hanno visto. Sì, perché io stavo così. E non me ne sono resa conto che era l'ultima domanda. Quindi quando lui me l'ha fatta, io sono rimasta così e lui ha fatto bravissimo. Io ho alzato gli occhi, ho visto tutto rosso. E ho fatto... Oh! Poi ho letto 12.000 e ho detto vabbè, va. Veramente molto buono. L'ho visto andare via subito. Ragazzi, questo era Avanti un altro. 4-5 anni dopo, Ambra ha vinto ancora. Diciamo che Micio non mi ha aiutato, allora, perché ragazzi non sono proprio sempre Bonolis a pigiare. E poi dobbiamo dire, Micio, io un corso di edizione te lo farei mai. Vabbè, ma che cacchio che non mi so quelli. Tra l'altro la stessa domanda due volte gli è capitata, ma che sculata è. Però ragazzi, se questo video dovesse per sbaglio arrivare a 60.000 mi piace, Ambra ci porterà a Miami. Sì, dai, lo rifacciamolo per tutti. Ma no, ma io perdo subito, non so proprio buono. Ma lei avete visto, ragazzi, che memoria c'ha? Io non c'ho la stessa memoria. Io mi scordo, non so manco che mi sono mangiato a pranzo. Quindi, ragazzi, per queste altre cose belle, passate su Instagram di Ambra che trovate qua. Passate anche sul mio. Vi diamo appuntamento ai prossimi video. Oh, un saluto a tutti a me, Shosha, e da mia moglie Ambra, che non Ciao! Mi ha mai fatto vedere questi famosi 14.000 che poi perché erano in gettoni d'oro. Erano in gettoni d'oro. Quindi non erano veramente 14.000. No. Purtroppo no, tassati ragazzi. Un euro, signor Bonolis, un euro che non ho visto. Però ragazzi, con i miei soldi la porterò a Miami. Sì. No, no, con i tuoi soldi. Non l'hai detto, l'avete sentito. Ma tanto i miei sono i suoi. Sto parte la metti, eh. No, 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 taglia, taglia, taglia. Scusate ragazzi, ma questo è un piccolo extra. Siamo a casa dei genitori di Ambra. Guardate questo momento, quanto è stato importante.
importante. Cioè, c'è addirittura la foto, ma non c'è il viaggio a Miami. Ma no, questo momento è stato importante. È stata immortalata la presenza di Bonolis, capito? Per perché no, lui è concentrata che gli sta leggendo. No, qui vediamo che lei leggeva le domande. Ma che dici? Guarda, guarda lo sguardo, ragazzi. Lo sguardo. No, io ero concentrata e mi stava spiegando che a 29.000 scattava questo. Tra l'altro vorrei far vedere la correlazione delle foto. Allora, la foto della laurea, esatto, dietro, nascosta, non era un momento importante, però non me la sono meritata. Ma tu, a Miami ci sei mai stata? Ma con Jake c'è mai stato. Jake, tu ci sei mai stato? Io... Cioè, non c'è nemmeno una foto di Jake, ma c'è la foto... Questa è la più importante, considerate che la foto del matrimonio sta laggiù, in un angolo. Oh, un saluto a tutti, amici, ciao, alla prossima, ciao ragazzi. Ciao! Il pollo ma la bolla, il passero la passera, ma tutti quanti amano Mike Shosha. Tutti quanti amano Mike Shosha.